È con entusiasmo che abbiamo accolto la proposta di Telecom Italia di venire a realizzare qui a Torino il primo prototipo della cabina intelligente. Noi abbiamo più di 700 cabine telefoniche sparse in città, molte di queste ormai sono invisibili, nel senso che sono omogenizzate nel paesaggio, non usandole non ce ne accorgiamo più. E quindi questa è un'operazione di visibilità innanzitutto di uno strumento rinnovato, che a me piace definire bene comune di innovazione. È un bene comune di innovazione perché è di tutti, nel momento in cui è su suolo pubblico, quindi tutti dobbiamo prenderci cura di questo bene, dobbiamo usarlo. Naturalmente, visto che ciascuno di noi ha almeno un cellulare in tasca, è difficile pensare che il principale utilizzo di questo nuovo bene comune di innovazione sia il telefono. Ed è per questo che abbiamo insieme, e sono grato a Telecom dello sforzo che ha fatto, voluto integrare di ulteriori tecnologie, ulteriori applicazioni, questa nuova cabina telefonica. Per noi, naturalmente, per la città di Torino, è l'opportunità per veicolare le tante informazioni, i messaggi, rispetto alle iniziative culturali, musicali, teatrali e non solo, e l'occasione anche per implementare un servizio importante, che vede oggi più di 16.000 abbonati, che è il bike sharing della città di Torino. Infatti questa cabina dà energia elettrica a alcune biciclette elettriche che vanno a integrare il nostro servizio. È l'occasione anche per monitorare il territorio, sia dal punto di vista visivo con delle telecamere che sono installate all'interno di questo manufatto, ma anche la qualità dell'aria, c'è infatti un sensore che ci comunica qual è il livello di micropolveri nell'aria. È sicuramente l'occasione per condividere con gli studenti del Politecnico l'implementazione di questo tipo di prototipo che vedrà, io ne sono sicuro, uno straordinario sviluppo e sono orgoglioso che questa iniziativa sia partita proprio da Torino. Torino si conferma a tutti gli effetti uno spazio di sperimentazione utile, interessante, e il fatto che a questo prototipo abbiano collaborato tanti torinesi, soprattutto giovani, mi fa particolarmente piacere e mi rende particolarmente orgoglioso.